Salgono PIL, occupazione ed export, bene gli indicatori di turismo, cultura e servizi alla persona e alle imprese. Sui prodotti agricoli la capacità di penetrazione all'estero della Puglia è quasi raddoppiata rispetto a Campania e Sicilia. Preoccupante però il dato demografico, oltre 1 milione di addetti, circa 378.000 aziende e un'eccellente varietà nel portafoglio prodotti. Questi in sintesi i punti di forza dell'apparato economico pugliese fotografati dal 22° numero del sismografo di Unioncamere Puglia, che evidenzia come negli ultimi 5 anni si è aumentata sensibilmente l'occupazione, passando da 898.000 addetti, fonte INPS, a oltre 1 milione del secondo trimestre del 2024. Oltre 114.000 posizioni lavorative in più, pare al 12,7%, e un export in salute con oltre 10,1 miliardi di euro nel 2023. Minaccioso però il quadro demografico della regione. Entro il 2080 si rischia quasi il dimezzamento della popolazione regionale attuale. Per questo, secondo lo studio, ci sarebbe bisogno di una decisa politica regionale che rafforzi il sistema d'impresa e incentivi gli investimenti, soprattutto privati e destinati all'innovazione. Infrastrutture, innovazione, ricerca e sviluppo sono sicuramente questi i focus a cui, diciamo, prestare attenzione per poter migliorare le performance già ottime della nostra regione. La Puglia è una regione dinamica, con una buona crescita di occupazione nel settore privato. C'è bisogno che le aziende investano più in capitale proprio,